farlo girare, un attimo, sì, un attimo metterà entro la sera, l'altro metterà di farlo girare. Sì, io ho letto la carta di diritto di partito culturale. Un'altra volta, ce la più. Siamo andati fino a, a dove? Colosseo. Dove? Colosseo. Ah. Siete tornati di qui di proposito oppure perché... Ci hanno fermato. Ah, e dove andavate? No, ma anche soltanto fare il giro del Colosseo per tornare indietro, ah, non ci hanno fatto fare il giro. Ah, ho capito. Noi li abbiamo denunciati due volte, la signora Lorenzina e compagnia bella. Gentiloni, che? Sì, lo sta facendo, lo sta facendo. Sì. Prendi la gente che sta arrivando. Sì, sta arrivando. È l'unico modo, lo Beh, l'abbiamo messo in rete, chi lo vuole, albamirene.com, trova il testo, lo scarica, cambia i dati personali di chi deposita. Aspetta che glieli do, aspetta. Dagli un bigliettino. Sì. Se è interessato glielo do anche a lui. Faccio parte della stessa ONUS. Basta glielo da lui e poi circoliamo. Bene. Questi sono i nostri due blog, Alba Mediterranea e Accademia della Libertà Reloate. Qui ci sono tutti gli indirizzi, questi sono gli indirizzi miei. No. Allora, questa è una delinquente allo stato puro. Se ne strafotte di qualunque. Fra l'altro, la cosa che dimostra quanto sono idioti, oltre che delinquenti, è che nel testo della legge, come in tutte le leggi, c'è anche la parte di leggi che erano preesistenti che vanno abrogate. E lì abrogano anche loro due o tre leggi. Solo che si sono dimenticati di abrogare le leggi più importanti, quelle che determinano esattamente il senso contrario di quello che dicono loro. Non prendi, sto prendendo tutto. Dicono l'esatto contrario di quello che dice lei, che è un decreto legislativo, o decreto legge, o meglio ancora decreto del Consiglio dei Ministri, che ha valenza molto inferiore rispetto a una legge ordinaria e rispetto a un decreto del Presidente della Repubblica. E quindi vale quello, cioè il decreto del Presidente della Repubblica oppure la legge ordinaria, e quindi si attaccano al cazzo e tirano fuori. Tipo siamo in francese, sì, io parlo sempre, conosco sette lingue, quindi non c'è un problema. Non so che faccio, un altro. Sta riprendendo, hai capito? No, se tu non lo prendi. Ma lo prendo dall'alto. Vedi il cielo. Riprendo dall'alto. Ma l'ho ripreso dall'alto. Senti, riprendi te, vuoi riprendere te? Prendi. La borsa tua che fine fa? È là. Dove? Mi sa che la lasci lì pure poco, eh? Ci sto molto attento con la coda dell'occhio. No, riprendevi per terra. Dopo te lo faccio vedere. Dopo te lo faccio vedere. Beh, non so, 10.000 persone, Qua saremo almeno un migliaio. Più o meno un migliaio di persone. Come fa effetto, come tutte le altre manifestazioni. Comunque stanno ancora arrivando. Sì, ho visto.
Dai, andiamo a dire che abbiamo fatto la denuncia, no? Non lo faccio più. Dai, anche te. Andiamo a dire che chi vuole può andare sul sito e cioè, trova la denuncia già pronta, no? Voi cosa siete? Oh, accidenti! Quello che è traditore! Infatti, non si vede! E cosa siete voi? Il mio corpo? Violato? Il corpo involato, bellissimo! Bello! Questo funziona? Sì! Ma si può parlare? Oppure c'è un comitato di coordinamento? No, perché volevamo dire che noi abbiamo presentato due querele, denunce contro la Lorenzin, Gentiloni, il Presidente della Repubblica e quant'altri. È disponibile su albamediterranea.com, albamediterranea.com, chi vuole va lì. Guardi, signore, credo che se vada lassù ci sono diverse associazioni. Quindi volevo insomma comunicarlo che chi vuole può scaricarle e replicarle. Secondo me glielo fa dire. Ok. Fanno grazie, contare, grazie. Ci va le scale. Ok, grazie. Signori, scusate, non potete salire, dovete stare giù. Signori, dovete stare giù. No, no, io devo parlare. Avrei qualcosa da dire, da comunicare alla folla, cioè che noi abbiamo fatto due denunce diverse, due date diverse, dal momento del 19 maggio della prima approvazione alla seconda uscita sulla Gazzetta Ufficiale, contro il decreto della Lorenzin, con tutta una serie di reati. Volevo dire che è a disposizione di chiunque lo voglia replicare, e sta sul sito di albamediterranea.com, scaricabile. Va bene, se lo fate dire? Con gli interventi. Sì, brevo, così brevo come c'è da noi. Una gentilanza. Solo adesso. E poi ci volete far parlare... Me lo vuoi dare a me? Sì. Poi se ci volete far parlare per 5 minuti noi abbiamo anche cose da dire. No, guarda. Ragazzi, non si può stare nella fontana. L'hai chiuso tu? L'avevi chiuso? Dobbiamo liberare la fontana, ragazzi. Orazio, l'avevi chiuso? Uscite dalla fontana, per perché, favore! Vero motivo del perché hanno realizzato questa infamia, cioè la speculazione finanziaria. Cioè, allora, il concreto non posso dire. Ragazzi, uscite dalla fontana! L'avete lasciato in funzione? Okay.
prendiamo le pomodoro. Riponiamo, non è... Se noi pensiamo di riuscire a ottenere 100... Io dico che loro pensavano che saremmo stati in casa. Siamo 10.000. È venuto il TG3 che ha detto che eravamo in casa. Comunque, io credo questa cosa. Forse loro hanno detto più di 10.000, il TG3 sono più. Io credo questo. Intanto la nostra presenza non è passata. Però non è solo proprio una... Un attimo di attenzione. Io sono Orazio Ferniani e sono un controinformatore da praticamente una vita. Rappresento in questo contesto quattro associazioni, e cioè Alba Mediterranea, Accademia della Libertà, Asso Consumatori e Infotuadri. E volevo fare un piccolo comunicato stampa, molto breve, di un paio di minuti, per dire che già il 31 maggio e poi l'altro ieri, 9 di giugno, abbiamo presentato due querele contro la signora Lorenzin, Gentiloni, Orlando, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottoscritto un simile infame decreto legge. Un'ultima cosa voglio dire, e cioè che tutto questo è stato fatto sulla pelle degli italiani, sia dei bambini che degli anziani. Non scordiamocelo che anche gli anziani sono interessati in questa campagna di vaccinazione di massa, dove la Glaxo ha guadagnato in un mese di tempo circa $117 per azione. Il motivo vero della vaccinazione di massa è questa. È questo. Quindi occorre, diciamo, fare, se lo volete fare, ovviamente a vostro insindacabile giudizio, la replica di queste nostre denunce che abbiamo fatto e che sono disponibili sul sito di albamediterranea.com, ripeto, albamediterranea.com, e che sono a disposizione di chiunque voglia replicarla e intasare tutte le procure della Repubblica, le 137 procure della Repubblica italiane. Ci sarebbe molto altro da dire, ma lascio la parola a chi vuole intervenire. Grazie mille. L'ombrellone. Tu l'avevi lasciato funzionante? Sì. Perché io non vedevo niente. Non sentono niente perché c'è il cartellone davanti. No, gli strisciani finiscono proprio qua. Sì? No, la cittadina c'è. Bisogna vedere se ci attenzione. Che dici, ho fatto un bel intervento? Sì, sì. È essenziale? No, l'importante era quello. Chiudi e ce ne andiamo. C'è un signore che ci cerca. Allora. Ma hai sentito? Scendete un momento io. No, andiamo. Bravo. Scendo giù, bravo. Oh, attenzione. Non inciampica. No, il signore del corpo. Stavo cercando di passare il video. Scusate, è caduto dall'alto. Tu hai sentito Rosanna quando ho detto che mi ho fatto la denuncia? Ci fai uscire? Ci fai uscire? Ci fai uscire? La signora ha detto che gli abbiamo rimandato indietro. La tua voce è inconfondibile. Sì, La sua, pure la tua. E io poi ho preso un autobus, mi ha lasciato giù, ma la facevo prima a piedi. Passare quando sono andati al Colosseo, ma saranno una catena, ma adesso sono tornati pochissimo. Non pensavo che fosse sono oltre 10.000 persone.
quelli che sono tornati qua, quelli che non si conoscevano, stanno studiando la loro. Non pensavo di averlo. Di qualcosa di tuo e poi chiudiamo. Mano? Di qualcosa di tuo. Mettiamoci sull'angolo, non qua. Andiamo all'ombra, andiamo di là. Io gli ho portato tutti quei documenti. E poi c'è l'altro di sanità. Quando ho parlato di vaccinazione di massa mi riferivo a quello, al marchio impresso a fuoco. Dai, dimmi. Dici qualcosa, di sinistro. No, niente di sinistro, insomma, è una manifestazione che un po' anche per gli slogan e per tutto quello che è stato detto, a cui si riferisce, ricorda quello che ormai sembrava dimenticare negli anni 70, perché sono tutti determinati. Ha detto che era, di che partito era quello? Movimento Sociale? No. Sì, quello con cui parlavo io che mi ha detto va bene parla. Non te lo so dire, non l'ho sentito. Vabbè, registravi? Stavi registrando? Io ho registrato tutto quello allora, che potevo registrare. Allora. Quindi è il momento in cui per tutte le decisioni importanti, queste manifestazioni, tutte quante belle, corpose, così sono... E soprattutto la parola libertà è fondamentale oggi. E cioè si ritorna il concetto di libertà in relazione autentiche e sopraffazioni che non si limitano solo alle idee ma vanno anche sulla carne dei cittadini, venduti alle multinazionali del farmaco. Mi è piaciuto il tremate, le streghe sono tornate. Non si sentivo poi. Ho fatto un intervento sintetico abbastanza di te, si è capito bene? Sì, è chiarissimo. Mettiamoci un minuto a prendere. Sì, segue la fila, se no. C'è tutto l'handicap del... Niente. Difficoltà poi. Oh, guarda, mettiamoci qua. Giorgio, sì, Antonio. O là, o lì. Guarda, io per cui c'è... Va, mettiamoci qua. Oh, sta ancora arrivando gente, eh? Ma erano andati tutti al Colosseo. Sta ancora arrivando gente, guarda. Sì, appunto, l'aveva detto lui. Arrivano in continuazione. Dai. Habla. Hombre. No, vabbè, io a un certo punto io fa chiudi perché ormai c'è nient'altro. Andiamo su un'altra cosa. Allora. Chiudo? Sì. Chiudi governo lato. Allora, questo è la licenza, Servizio Sanitario Nazionale forme integrative. Io sto registrando, dai. Beh no, è soltanto una un po' tutta la documentazione di un convegno che c'è stato pochi giorni fa a Palazzo Colonna riguardo alla sanità, alla sanità alternativa, quindi le possibilità di integrazione pubblico privato, ecco il famoso welfare day. Bene, io sto dando a lui perché è un discorso che dobbiamo anche inserire, perché è la nuova Asso Consumatori, è importante perché abbiamo parlato anche con la responsabile di questa organizzazione, che io non sapevo come organizzazione a livello assicurativo, e dopo le generali la prima in Italia, quindi praticamente incassano 400 miliardi di premi, più che altro per la RBM, ma più che altro con
dei welfare integrativi delle aziende, quindi in blocco vanno tutto umano, insomma, quindi è una cosa molto importante che poi ci riflettiamo successivamente. Tanto io vi do, questo è la tua comunicazione, è importante perché oggi tu con questo entri nel loro sito e c'hai tutto, fare certo, tutto quello che vuoi, anche per te Orazio, guarda, perché voi non siete venuti, comunque questi erano, sì, anche per te Orazio, c'è la password, il login e la password, con questo tu puoi entrare nel sito e ti fai e ti vedi tutto, puoi scaricare tutto quello che vuoi. Vero, perché io ho fatto inserire, ormai ci hanno inserito come... Certo. Vabbè, questo qua 11 giugno, questo qua la bocca vita ce l'abbiamo, questo era l'accredito tuo che poi dopo mi dice la cosa. Allora, questa è la prima cosa. Seconda cosa, mercoledì Antonio Rizzo, che è il mio, mercoledì c'è, io appena ho visto, e io non sapevo che c'è un po' quadri che riunisce i quadri di tutte le società, può essere bello, questo bisogna andare a venire per forza. Allora, io ho fatto l'accredito per me e per Lovena, per questo lo faccio anche per voi, mi sono, arrivati. Segretario Confederquadri, devi scrivere. Io intanto mando nuova per. Allora, il discorso è questo, nuovo tipo di marketing basato sulle storie dell'azienda. Ecco, così tu sei proprio pure, diciamo così. Tu la vuoi la penna? La vuoi con la penna? Lo lasciamo fare, ecco perché pensavo che fosse mia. Allora, questo qua. Allora, mi accredito a tutte e due? Sì. Che cosa? Per mercoledì mattina al tempo italiano. Piazza di Pietra. A che cosa? L'abbinamento delle macchine dell'azienda con la letteratura, cioè dal tipo quadri più che altro, a 400 mila iscritti. Quadri fuori. Io ci vado perché... Ecco, io ho pensato subito a te, insomma, questa faccenda. Tu potresti? Non lo so. Dagli l'accredito, poi non vuol venire, non viene. Allora. Che dici, vogliamo andare? Sì. E adesso ne andiamo. Adesso tu che cosa volevi fare adesso? Io ti volevo dare il tuo anno, ma io tanto sto visto, io faccio 100 metri a piedi, sono arrivato. Anche noi facciamo 100 metri a piedi di là, perché abbiamo parcheggiato la macchina della casa. Ecco qua, te l'ho fatto vedere l'arte da sul film di là, l'università. Bello, bello questo. Allora, io ti do, questa è una bozza, sì, che mi sono fatta del programma. Il tutto è legato, io lo dico sinceramente, perché dovrebbe essere 10.000 euro che io li butto per completare questa operazione. Perché io voglio andare al salone di Milano, presentare il libro dove teorizzata la responsabilità sociale, sì, e poi poiché si ha diritto ad essere uno dei relatori del convegno, quindi anche sul tema personale, presentarlo. Quindi poiché questo standard non ce l'ha nessuno e tutti quanti, e lì poiché nel salone ci sono tutte le aziende italiane, tutte quante, sì, io volevo trovare una per una, in teoria, poi nei pratici.
No, infatti, questo qua il programma del ricordo, il programma dell'anno scorso che c'era, è la Bocconi. Poi non solo, ma essendo un discorso Bocconi, è un discorso che si entra proprio nel cuore del... cioè non è che uno va per strada a parlare con i suoi amici così, cioè praticamente tu parli di... e c'è il rettore, il professore della Bocconi, i quali ovviamente gli faranno pure delle obiezioni, questo perché è una cosa è anche importante, perché bisogna essere in grado di poter leggere.
là. Aspetta, aspetta. È vero, lo mettiamo in te. Fatti fare un film. Pressione di quelle moderne, questa pompetta. Sei qualcuno legale, mi vedi? Sei qualcuno legale, ti dici da me. Io non lo sapevo, come perché ho scritto uno. Beh, è stato male. C'è la gente di questa Italia, sentiamo per telefono, eh? Via? Stai andando via? No, faccio un giretto, non lo vado a fare. Ma io vado, sto facendo la ripresa in giro pure io. Ci sentiamo, ok, ciao. Fai vedere, fai vedere? Perché non è venuto? Aspetta, aspetta, questa di te. Ma sai quanto ci costa? Ci costa 40 miliardi il primo anno e 2 miliardi e mezzo 10 anni dopo. Immagino, perché hanno detto solo un miliardo, ma io ho detto un miliardo. No. Ma figurati poco. Io ho parlato per primo, non so se hai sentito. Non ho potuto dire tutto perché ovviamente noi abbiamo presentato due denunce che trovi su albamediterranea.com. Aspetta che me lo segno. Noi ci occupiamo di controinformazione vera. Ma su Facebook Alba Mediterranea? Anche sì, anche su Facebook, albamediterranea.com. Più semplice. Io sono il presidente di Alba Mediterranea e appunto ho raccontato... Allora, Alba Mediterranea. Sì, .com è il sito nostro, oppure su Facebook Alba Mediterranea soltanto. O anche... Perché io sono qua con 50 persone, quindi dopo tutte queste cose ce le passiamo. Anche perché noi facciamo controinformazione non solo su questo, ma su tutti i diritti che ci hanno sottratto in questi ultimi 20 anni. Capito? Noi abbiamo fatto lotta pesante contro le banche, fatto mettere sotto processo la Banca d'Italia, non lo sa nessuno, i giornali non ce lo pubblicano. Cioè, a Vibo Valentia, cioè la Procura della Repubblica che sta indagando sulla Banca d'Italia. Oltre che a Trani, che anche lì abbiamo messo lo zampino noi. Oltre che a Codacons e Abis, siccome Codacons e Abis devono promuovere anche loro i loro affari, giustamente, a noi non ci nominano mai, ma ci siamo sempre anche noi. L'importante però è di far la foto. Allora, questo qui l'abbiamo denunciato almeno già 5-6 volte, questo una decina di volte e questa due volte.
tanto per gradire, uno più delinquente dell'altro. Ah sì? Ciao. Ciao. Scusa. Grazie.
Gheorghe, andiamo? Ecco qua. Andiamo. Allora, abbiamo... hai capito quello che perfetto, ti ho detto? Perfetto, perfetto. Vieni martedì pure tu, dai, mercoledì. Non lo so, ma vediamo. Perché si è pomellato, può darsi pure che... No, è una cazzata. Non ai signori. Questo penso che alle signore offrirà un cadeau. Allora, veniamo con le sottanine. No, viene, io c'è Lorena. Allora. Mi dici, io ho quattro sorelle. Allora, avrai una grande delusione. Allora, però a noi ci interessa dire che ci siamo partecipati e aver associato i nostri nomi ai nomi di alcune associazioni. Questa è una cosa importante, lasciare la traccia così.